Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, questo è un video recensione monoprodotto. Di solito cerco di evitarli, però in questo caso credo che sia d'obbligo per evitare che un video plurimarca diventi troppo, troppo, troppo lungo. Vi voglio parlare oggi di questo fondotinta dell'Eofytra Skin Color. È il fondotinta fluido SPF 25, copertura naturale per tutti i tipi di pelle. 30 ml, morbido e scorrevole fondotinta fluido Eofytra, si fonde sulla pelle come un impalpabile film matte a lunga tenuta. Una base trucco impeccabile e un potere unificante perfetto dal finish naturale. La pelle appare rivitalizzata dal colore e il colore si mantiene inalterato per molte ore, arricchito con polvere e effetti fo soft focus anti-imperfezione. Vabbè, consigli di applicazione, andate, ci interessa. È senza parabeni e senza oli minerali. Basta così. Vedete un po' la confezione in cartonato sporca di manate, eccetera, perché ovviamente lo sto utilizzando da un bel po'. Io ho preso la colorazione, dovrebbe essere forse la più chiara, FF01 nudo. C'era anche quella subito dopo che pure era abbastanza chiara, però aveva un sottotono troppo freddo. Io sono da un sottotono caldo, quindi ho preferito questa che era la più neutra. La confezione in sé per sé è così, in vetro con il suo tappino e l'erogatore puff puff, quindi che spompetta. Una cosa che non mi piace, il tappo è molto cheap, è nero carinissimo con il sto morendo, il simbolo dell'Eofydra, ma si è rotto, si è spaccato dopo neanche una settimana di utilizzo, quindi questa cosa non mi è piaciuta. Per il resto il vetro mi piace tanto, la pompetta idem, anche questa è bella sporca perché ovviamente la sto utilizzando. Sto utilizzando questo fondotinta dal mese di febbraio, se non erro, febbraio, oggi, fine gennaio, inizio febbraio, più o meno da quel periodo. Ora siamo più o meno alla fine di giugno, sto registrando questo video a fine giugno e ho avuto modo di provare l'applicazione di questo fondotinta con diversi metodi, con diversi strumenti e di tenerlo sotto stretta osservazione per diversi utilizzi, sia per l'utilizzo serale, quindi poche ore la sera, sia per un effetto e una durata per tutta la giornata, e si è comportato sempre ottimamente. Ha una copertura di per sé medio-alta, che può essere ovviamente stratificata oppure aumentata rispetto ovviamente a tutte le tipologie di applicazioni e strumenti di applicazione che si vanno a utilizzare. Io ne ho utilizzati un bel po', probabilmente l'effetto che mi piace di più prima era, quest'inverno era con le mani, quindi un effetto molto coprente, molto uniformante, anti-imperfezioni, antipori, anti-tutto. Ora che fa leggermente più caldo, preferisco applicarlo sul dorso della mano e prelevarlo con una spugnetta in lattice, classica spugnetta da fondotinta, quelle triangolari, perché ovviamente inumidita, perché l'effetto è molto più leggero sul viso, ma non perde di copertura, per questo mi piace tanto in questo periodo. Come vi sto dicendo, ho usato diversi strumenti e metodi di applicazione e ora vi farò passare delle clip relativamente abbastanza lunghe con tutti i metodi di Ok, applicazione. stasera lo vado a mettere con le mani, questo è il fondotinta, lo agito ovviamente, inizio alla pompetta come vi ho fatto vedere, faccio due pushate sulla mano, questo è il quantitativo che ne fuoriesce e ne metto un goccio qui, 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 qui. Ok, inizio a... Forse ne ho tirato fuori un pochino troppo, va bene. Comunque lo porto. Ovviamente lo vado a sfumare. In questo caso oggi non metterò il correttore, quindi lo porto anche bene sulle occhiaie e anche sulla palpebra, perché ho notato che... No, sulle labbra no, è che se no il rossetto non va. Ho notato che mimetizza bene anche i rossori. Quindi vado ovviamente vicino alla rima ciliare superiore e inferiore e sfumo per bene. Come avete visto, per stenderlo ci ho messo veramente
Boh, 3 secondinetti, no, 3 secondi no, però mi sono dimenticata di farvi vedere, qua avevo dei rossori, spero che si siano visti all'inizio della clip, e anche qui e qui e qui, brufoletti, ex brufoletti, e mi ha coperto perfettamente tutto, e io lo sento già molto compatto, quasi non serra in cinghiale. Vi Ok. faccio vedere come applico il fondotinta con il pennello a lingua di gatto, che è per me la copertura, l'applicazione che mi dà la copertura maggiore. E visto che il mio viso lo sa, ho delle magagne esagerate, tra cui questo che è terrificante. Vabbè, ne spompo, iniziamo con una sul dorso della mano. E inizio a prendere il prodotto con il pennello. Parto ovviamente dal centro della fronte e vado a stendere così il fondo. La mia pelle mi vuole tanto bene, mi ha detto. Elisa deve fare il video dimostrazione, facciamo vedere che il prodotto copre, che l'applicazione è buona per le magagne. Vado anche sulla palpebra, tanto non metterò correttore. L'unica cosa che non mi piace di questa applicazione, come con tutti i fondotinta, è che mi lascia i segni delle spennellate e poi mangia tantissimo, tantissimo prodotto. Vado anche sulle occhiaie, sul mega brufolazzo che, come vedete, il rossore già non si vede più. Non so se si riesce a notare. Cerco di, quando sono su questi punti particolari, di evitare di andare a strisciare, ma tamponare il prodotto, in modo tale che viene coperto alla perfezione. E continuo così tutto il viso. Questo fondotinta ha un potere veramente di copertura molto molto alto. Queste giornate che sto dormendo poco perché ho i turni presto al lavoro, le mie occhiaie sono abbastanza potenti, ma si riescono a mimetizzare abbastanza bene. Non ho bisogno, almeno per l'applicazione per il video, non ho messo correttore sulle occhiaie, sui rossori, per farvi vedere il potere. Però quando si asciuga, non so se notate già qui sulla fronte che è asciutto, si sesta abbastanza bene da solo, non ha bisogno di eccessivo lavoro. Se c'è bisogno di aggiungere prodotto, tipo ovviamente qui vado ad aggiungere, ecco qua. Per le magagne che avevo, la copertura mi sembra perfetta. Ok, non so se si vede. Ho qua un brufoletto che sta uscendo, qua vecchi brufoletti sono ancora un po' rossa qua, e qua c'è un altro segno. Vado ad utilizzare questo flat buchi tagliato obliquo, shakero, metto una spompettata sulla mano, ma so già che ne devo mettere più di una. Prelevo il prodotto e inizio dalla fronte, prima lo picchietto. E ora vado a sfumare. Diciamo, dei metodi mostrati finora è quello che preferisco di meno perché mi si allunga tantissimo l'applicazione. Anche quello con il pennello a lingua di gatto, quindi un classico pennello da fondotinta, non mi fa impazzire per lo stesso motivo. Però comunque questi pennelli danno la copertura migliore a tutti i tipi di fondotinta. Aggiungo un'altra spompettata e in più mangia tantissimo, tantissimo prodotto. Andrò a correggere anche le occhiaie e le imperfezioni sulla palpebra.
Il pennello è abbastanza grande, quindi ho un po' di difficoltà di entrare. Quindi ho preso un po' di fondotinta con il dito e lo vado a sfumare. E continuo a lavorare col pennello. Non so se si inizia già a vedere la differenza, a parte tra un occhio e l'altro. Qua sono ancora tutta rossa e si vede l'ombra sotto gli occhi, ma anche tra guancia e guancia, anche se non ho ancora finito qua, io percepisco già la differenza e vedo le mie imperfezioni che si stanno coprendo e il mio incarnato è molto più lineare. Ho ancora bisogno di un'altra spompettata, quindi siamo alla terza e non ho ancora finito. Mi manca mezza guancia e tutta la parte della labbro, intorno al labbro, però diciamo che con quest'ultima dovrei riuscire a concludere. Visto che mi è rimasto ancora un po' di prodotto e vedo ancora delle zone non perfette, vado a fare una seconda passata solo nelle zone che mi interessano, quindi non fa strato eccessivo, quindi si può stratificare. Con 2 pompate e mezzo ho coperto le imperfezioni, anche le occhiaie e le discromie sulla palpebra. Ora si assesterà, anzi sulla fronte che l'ho finito di mettere pochi minuti fa è già asciutto. Sulle guance si sta asciugando. Ci mette pochissimo ad asciugare. Allora, in questa clip applicherò il fondotinta di Eofidra con questo due fibre, due fibra, non so come si chiama. Shakero, shakero, situazione del viso, ho ancora tante imperfezioni, anzi oggi ho anche questo bellissimo brufolo e un altro che sta spuntando qua. La mia faccia ha deciso proprio di essere generosa con le imperfezioni, visto che vi devo mostrare come funziona questo fondo. Ho messo una pompata, intingo un po' il pennello e inizio a punteggiare la mia faccia in questo modo e lo distribuisco su tutto il viso. Vado anche sulla palpebra e sul contorno occhi. Questo metodo di applicazione lascia un effetto molto 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 soft e diciamo media coprenza. Comunque, dopo che ho puntinato, vado con movimenti circolari a distribuire il prodotto. È un prodotto che si stratifica facilmente senza fare un pastone esagerato. Ok, questa è la coprenza con una sola passata. Come potete vedere, si vedono ancora tutte le mie imperfezioni, quindi vado a effettuare un altro po' di copertura. In questo caso non voglio trascinare troppo il prodotto e quindi lo tampono in questo modo. L'effetto comunque è molto delicato. Scusate se ogni tanto mi perdo la voce. Comunque è molto delicato, non fa strato. Però ancora con la seconda copertura non ci siamo. Questa è la copertura con questo tipo di pennello del fondotinta e qua diciamo che ho cercato di coprire un pochino meglio andando con una copertura a mano, quindi medio, diciamo medio bassa con questo tipo di applicazione. Allora, in questo frame utilizzerò il fondotinta e lo andrò ad applicare con un classico kabuki. Quindi, come sempre, shakerò. La situazione per questo frame sono ancora questi rossori brufoletti vari. Non considerate questo perché non lo andrò a coprire, ormai è diventata una cisti, devo soltanto andare da un dermatologo. Ok, shakerato il prodotto, metto una pusciata, iniziamo con una pusciata sul dorso della mano e ci puccio il kabuki e inizio ovviamente dalla fronte picchiettando
E poi inizio a roteare, roteare, roteare e a distribuire il prodotto. Passo sul viso senza però truccarmi anche i capelli. Andrò a coprire ovviamente anche le imperfezioni del contorno occhi, almeno ci proviamo. Con questa metodologia il prodotto viene bevuto moltissimo dal pennello e la sua copertura, come potete vedere, è molto bassa. I rossori sono attenuati, ma si vedono ancora. Vado ad aggiungere prodotto per continuare a effettuare l'applicazione sul viso, quindi ripuccio e ripicchietto e ruoto per sfumare il prodotto. Ovviamente il kabuki è molto grande, quindi all'interno delle fessure del viso, quando quelle che possono essere ovviamente il lato degli occhi, il naso, c'è un pochino più di difficoltà. Come vedete, il rossore sotto le ciglia non è stato corretto, però se non fosse che si vedono ancora i rossori, per me sarebbe una copertura, direi, ottimale, perché è leggera, ho uniformato il mio viso, tranne che per alcune piccole imperfezioni, però per il resto io sono abbastanza uniformata. Posso anche effettuare un'altra piccola passata, ad esempio sul mento, dove sono un pochino più rossa. Insisto sui laterali del naso e sfumo. Le occhiaie ovviamente non verranno coperte, le occhiaie, questo segno rosso più che altro non verrà coperto, però per il resto io mi sento abbastanza soddisfatta. Ok, proverò ora a mettere il fondotinta con un pennello molto molto fluffy sintetico, quindi per una copertura veramente leggera. Come sempre, shakeriamo un attimo, inizio con una spompettata sulla mano e per quanto riguarda il mio viso ho ancora tutte queste belle imperfezioni, anzi questo è abbastanza recente e come sempre questo è il tutto. Sono leggermente segnata qui perché mi sono struccata nel pomeriggio, che ho messo una matita con un ombretto, quindi c'è anche da correggere un po' qua. Iniziamo. Intingo, parto sempre io dalla fronte, cerco sempre di distribuire il prodotto e poi andarlo a sfumare con quasi tutti i metodi di applicazione, con dei movimenti circolari, di modo tale che il prodotto venga leggermente strisciato e, visto che girando rimango quasi sempre sullo stesso punto, lo vado a sfumare e a fissare nello stesso tempo. Prendo un altro po' di prodotto e vado sulla guancia. Anche questo tipo di pennello mangia abbastanza il fondo. Vado anche nel contorno occhi e sulla palpebra, giusto per uniformare il tutto. E ho già finito la prima spompettata, quindi ora me ne occorre una seconda. E continuo sull'altra metà del viso. Con questo tipo di pennello forse l'applicazione è un pochino macchinosa, più difficile sfumare il prodotto. Applicazione finita, mi è rimasto il contorno abbastanza ancora segnato, quindi devo andare a coprirlo un altro po'. Le imperfezioni, solo questo qua un po' più evidente, poi per le altre sono riuscita a coprirle abbastanza, quindi insisto con quel po' che mi è rimasto sulla mano. In questo modo io mi ritengo abbastanza soddisfatta, anche se ovviamente potrei continuare a coprire, ma questi pochi rossori li andrò a sistemare con un po' di correttore. Preferisco invece di continuare a stratificare solo nelle parti interessate andare col correttore. Ok,
Vado a fare la prova con il fondotinta e l'applicazione con la spugnetta in lattice, quella là, inumidita. Ovviamente shaker un po' il prodotto e ne appoggio, inizio con una pompettata sulla mano. Inizio un pochino sporca perché l'ho utilizzata già. Ho un po' di trucco sugli occhi, ma non null'altro sul viso, e come imperfezioni ho un segno dell'herpes, è rimasto un po' il segno qui, qualche altro brufoletto e puntini rossi qua e là. Partiamo dalla fronte. Cerco di evitare di toccare le sopracciglia perché le avevo già truccate, vabbè, in ogni caso le devo andare a sistemare. Anche con la spugnetta bagnata il fondo rimane abbastanza coprente. Ovviamente il livello di copertura rispetto ad altro tipo di applicazione è inferiore, che il prodotto viene diluito, però come potete ben vedere, il mio, già per esempio la mia fronte risulta molto più compatta. Però di contro mangia un sacco di prodotto. Io ho già finito la prima pushata e ho fatto praticamente solo il naso, sto facendo ora, e la fronte. Quindi vado a prendere un altro pro di prodotto, un'altra pushata e continuo sulle guance. Vado anche nel contorno, anche se dopo lo andrò a correggere a parte, però per iniziare a uniformare il tutto. La sfumabilità con questo tipo di applicazione è rapidissima, come potete vedere. I brufoletti sono stati attutiti, i brufoletti, i punti rossi sono stati attutiti, però leggermente si notano ancora e ovviamente andrò a correggerli in un secondo momento con un correttore compatto. Ora faccio la seconda pushata. Come potete notare è andata, sfumo nelle alette del naso e utilizzo l'ultima pushata per effettuare la correzione bocca e mento. Inizio ad andare sul rossore dell'herpes. In più con questo tipo di applicazione, ovviamente il prodotto si setta con meno rapidità rispetto al resto. È un fondotinta che ovviamente, come io ho già detto, si sistema sul viso con molta rapidità, ma ovviamente con una spugnetta bagnata, il settaggio va ovviamente un pochino più a rilento. Perché? Come potete vedere, il segno dell'herpes è quasi del tutto coperto. Voglio correggere un altro po' questa imperfezione, quindi aggiungo e sfumo. E io direi che, beh, c'è da correggere ancora le occhiaie, però per il livello di partenza io mi ritengo molto molto soddisfatta. Ok. Ultimo metodo di applicazione del fondotinta, come sempre lo vado a shakerare. Questa volta lo andrò a miscelare in parti uguali con la mia crema viso per creare una base sì uniformante ma molto leggera. Ovviamente le proporzioni crema e fondotinta possono variare, dipende poi dal grado di copertura che si desidera ottenere. Shakerò il mio fondo. Ne metto una pushata sulla mano e poi vado a prendere della Omia, la crema viso ecobiologica idratante equilibrante antilucidità, che è la crema che sto utilizzando in questo periodo, e aggiungo una piccola quota, più o meno in parti uguali. Quindi questa è la situation sulla mia mano e vado a miscelare le due creme in questo modo. Inizio a prelevare e, come metterei una semplice crema viso, la vado a mettere sul viso. Forse ne ho messa un pochino troppo e inizio
spargerla sul viso. Non vi ho fatto dire in che condizioni è il mio viso, ma più o meno è similare. Ho ancora un pochino il segno dell'herpes, mi è uscito un piccolo brufolo qui, ma tanto con questo tipo di applicazione verranno comunque, si vedranno, perché ovviamente non è il metodo di applicazione più adatto a coprire full coverage le imperfezioni, ma solo, come dicevo prima, creare una base molto uniforme dove vado a illuminare l'incarnato, molto adatto sicuramente al periodo estivo. Aggiungo, visto che mi è rimasto un pochino di crema sulle guance, quindi adatto al periodo estivo dove fa caldo e non si ha voglia di stare lì a mettersi il fondo e i correttori, si ha già un po' di abbronzatura, quindi si vuole soltanto andare a uniformare, a compattare leggermente la pelle. Il fondo e la crema si sono già completamente asciugati, non ne ho più neanche sulla mano. Questo è anche un buon metodo quando ovviamente si inizia a prendere colore, non calore, colore durante le prime esposizioni, non si ha voglia o non si vuole, non si ha voglia di cambiare fondotinta. In questo modo il fondotinta ha coprenza praticamente pari a 1, quindi trapela dal viso il vostro colore naturale e quindi non avete bisogno di andare a cambiare tonalità di fondo. Lo stacco ovviamente non ci sarà. Ho volutamente non toccato il contorno occhi, voglio andarlo a correggere dopo con un correttore. Comunque, vediamo un attimo la situation. Le bollicine dell'ultimo sono ancora qua, però l'herpes è leggermente stato coperto, ma io vedo allo specchio che ho di fronte, quindi che avete alle spalle, un incarnato molto compatto, dove basta andare a correggere questa piccola imperfezione e quest'altra, ovviamente le occhiaie, che in questo video sono abbastanza pronunciate, e settare con una cipria e sono Come avete potuto pronta. vedere, si miscela anche molto bene con una crema idratante per creare una crema colorata ottima per l'estate. Tirando le somme, costicchia, perché costicchia, se non erro intorno ai 20 euro, io l'ho presa con un po' di sconto, però è un prodotto ottimo che vale i soldi spesi, vale il fatto che lo vai a prendere in farmacia o parafarmacia, è un prodotto made in Italy, distribuito dalla Zetta Pharmaceutic. Mi piace tanto. Poi i prodotti del Neofeeder ne ho provati tantissimi durante gli anni e mi sono sempre piaciuti tantissimo. Comunque spero che questa recensione vi sia stata utile, vi sia piaciuta. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!